Ciao a tutti e bentornati su MTV. Visto che alcuni di voi mi hanno chiesto di ricominciare un po' a fare video anche di trucco, moda e cose del genere, anche se appunto so che non interessano a tutti i miei iscritti, però comunque per la parte a cui interessano ci tenevo a farne almeno un paio, almeno per occasioni speciali, appunto come Natale. Quindi ho pensato di realizzare questo trucco ispirato al Natale, appunto che usa il colore rosso glitter doratri per la parte dell'ombretto, che quindi sono tutti colori che richiamano molto il Natale. Sicuramente non è un trucco naturale, assolutamente, è soltanto pensato per appunto una festa come può essere quella di Natale, che quindi è un evento abbastanza speciale, quindi magari per cui uno vuole truccarsi magari un po' di più, sperimentare un po' di più. Spero che possa essere utile o possiate almeno trarre un po' di ispirazione da questo trucco. E mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate e se l'idea di fare ogni tanto qualche piccolo tutorial vi può piacere. Inizio dal trucco degli occhi per evitare che il fondotinta, una volta applicato, possa essere rovinato dalla caduta dei glitter nell'ombretto che ho deciso di usare, e quindi stendo una base per l'ombretto Urban Decay e neutralizzo la palpebra con un ombretto color crema, anche per rendere più facile la sfumatura degli altri colori. A questo punto comincio con l'ombretto vero e proprio e uso questo colore dorato per tutta la palpebra mobile. E per l'angolo esterno dell'occhio uso questo color rame, quindi una via di mezzo tra oro e rosa, dalla mia Naked Tree, e poi sfumo tutto con un pennello pulito. Per la piega, come colore di transizione, dalla Naked, uso questo ombretto marroncino. Per intensificare il colore dorato dell'ombretto e la luminosità, uso questi glitter e li applico al centro della palpebra con un pennello bagnato per aumentarne l'intensità. Passo alla base, per cui uso questo fondotinta Estée Lauder Double Wear, lo stendo su tutto il viso con un beauty blender e uso questo correttore Maybelline per camuffare rossori e imperfezioni e dare luminosità ai punti alti del viso. Opacizzo il viso e assicuro la lunga durata del trucco con questa cipria per fissare il fondotinta e il correttore liquido che ho appena applicato. Per restituire un po' di colorito al mio incarnato e per scolpire il mio viso uso questo bronzer Chanel sotto gli zigomi, sulle tempie e lo sfumo fino al collo. Poi sfumo il tutto con un pennello pulito. Per le guance uso questo blush Bobbi Brown che è rosato. E come illuminante uso un ombretto bianco perlato dalla mia Naked Basics e lo uso sugli zigomi, sulla punta del naso e sul mio arco di Cupido. Pettino le mie sopracciglia e riempio gli spazi vuoti utilizzando due matite Essence, una leggermente più scura nella parte centrale e sulla coda e una più chiara come transizione all'inizio del sopracciglio. E poi sfumo il tutto per renderlo più naturale con il pettinino. Ora torno a concludere la parte dell'ombretto con lo stesso color rame che uso per dare dimensione al trucco sul lato più esterno delle mie ciglia inferiori. Per dare luminosità all'angolo interno dell'occhio invece uso lo stesso ombretto dorato di prima e quello perlato. Piego le mie ciglia e applico prima un mascara waterproof Catrice per mantenerne la piega. Uso questo eyeliner liquido Collistar per donare definizione all'angolo interno dell'occhio e un eyeliner in gel Rimmel per l'ala. E per concludere dono volume alle ciglia con un mascara volumizzante Too Faced. Infine, per quanto riguarda le labbra, ne traccio prima il contorno con una qualsiasi matita rossa e infine le riempio con un balsamo labbra a lunga durata, Revlon. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato. Se volete seguirmi su tutti i miei social o sul mio secondo canale trovate tutti i link qui sotto nell'info box. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video. Shbam!